Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione, benvenuti ai nostri ospiti di questa sera, l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli. Buonasera. Buonasera e benvenuto, chiamato onorevole, ma adesso dovrei chiamarlo presidente, poi capiremo perché. E poi al dottor Lamberto Di Pietro, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Dovrei chiamarlo direttore generale e fra poco capiremo perché. Perché questi due signori, insieme ad altri, ma soprattutto all'inizio uno di questi due signori, come diceva Cesare Ragazzi qualche anno fa in una puntata, si è messo in testa un'idea fantastica, che fantastica di questi tempi, poi scopriremo se lo è, cioè quella di creare una nuova banca che aprirà i battenti tra qualche settimana, entro la fine dell'anno ci sarà l'inaugurazione e poi nella prima metà di gennaio l'apertura del primo sportello. È una banca di credito cooperativa, la banca di credito del Vomano. Dico bene, presidente onorevole Sottanelli? Dice bene, come presidente, perché ovviamente siamo qui come banca del Vomano. Abbiamo fatto questo progetto, l'abbiamo voluto con un gruppo di amici, persone veramente competenti, con passione, con tanta voglia di fare del bene per il nostro territorio. Nel 2009, a novembre 2009, fu il primo atto formale con la costituzione del comitato promotore e da lì abbiamo lavorato incessantemente per arrivare a questo obiettivo, cioè quindi all'autorizzazione della Banca d'Italia e all'apertura formale, quindi alla presentazione che faremo sabato 13, quindi colgo l'occasione per invitare i nostri ascoltatori, alla cittadinanza, ai soci e alle istituzioni. L'apertura formale dello sportello sarà lunedì 12 gennaio. È un risultato importante, forse penso che una delle bellissime notizie di cui ci possiamo, il nostro territorio si può vantare, perché aprire una banca è una cosa non facile, non accade tutti i giorni. Quindi penso che abbiamo dato un piccolo contributo per alimentare quella speranza che necessita a un territorio, a un popolo come quello teramano, laborioso, ma che purtroppo ha avuto grosse difficoltà. Anche i dati di oggi sull'occupazione, ma in generale sta vivendo un momento molto difficile, e quindi un elemento di speranza per far sì che possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo. Le immagini che stanno andando adesso sono quelle della presentazione nel monitor, e mi è venuta in mente una cosa adesso: il 13 dicembre, sabato prossimo, sì, è Santa Lucia. Per usare un'espressione, sì, quasi dialettale, ma chi vi ha accecato? Beh, Santa Lucia è proprio, come dire, l'opposto. Santa Lucia è un appunto santo che è sulla luce, e quindi noi ci auguriamo che possa nascere un faro di luce, quindi con la benedizione di Santa Lucia, per fare in modo che questa luce possa illuminare tutti i nostri soci, i nostri clienti, e possano alimentare i loro sogni e le loro ambizioni. E noi questo è l'auspicio, e abbiamo lavorato per questo, perché riteniamo che il sistema del credito cooperativo, cioè quello di creare le condizioni per far sì che la ricchezza che si crea con la nostra istituzione, con il nostro progetto, con la nostra banca, possa rimanere in toto sul territorio, a differenza di altre banche che ovviamente raccolgono i soldi in tutta Italia, li vendono dove hanno interesse, magari non nella nostra provincia, perché ovviamente i dati ultimi, e non solo, ma anche quelli del 2012, è stata la provincia in rapporto al numero di abitanti con più alto tasso di fallimenti, ovviamente li vendono altrove. Quindi oggi c'è un problema di credito, di approvvigionamento che i nostri artigiani, i nostri commercianti, le nostre imprese stanno subendo giornalmente. Noi vogliamo dare questo impulso, se ce la facciamo, come penso che ce la faremo, per la nostra economia. Ecco, un'economia che continua a stagnare in questo momento, e il dottor Di Pietro ha sposato questa causa da poco tempo, nel senso che è stato scelto come direttore generale. La sua esperienza nel mondo bancario a cosa risale, e soprattutto come si è sviluppata in questi anni? Io
Negli ultimi 20 anni ho iniziato la mia carriera nell'ambito dei servizi finanziari, quindi nell'ambito delle reti di promotori finanziari, dei servizi di impiego, mi riferisco ai settori del leasing, poi ho avuto una parentesi nell'ambito della Tercas degli anni 2000-2002 e gran parte della mia carriera l'ho trascorsa nel mondo assicurativo. 2000-2002, quindi prima, possiamo definirlo così, del grande crack. Esattamente. Grande È andato via in tempo? Non lo so, io sono andato via perché avevo considerato una bella esperienza, ma poi come uomo di mercato ho avuto l'occasione di fare altre esperienze e quindi le ho colte a prescindere. Insomma, come diceva prima, è stata comunque una bella e interessante esperienza quella di poter operare in un territorio dove io sono nato in provincia di Teramo e in una banca che allora era la banca di riferimento degli abruzzesi. Insomma. Poi vedremo come, appunto con il direttore Di Pietro, come si svilupperà il lavoro che andrete a fare sul territorio. Io ricordo uno spot pubblicitario di qualche anno fa, non di molti anni fa, delle banche di credito cooperativo che dicevano la mia banca è differente. E la banca è differente? La banca di credito cooperativo rispetto agli altri istituti di credito è ancora differente? La banca di credito cooperativo è differente rispetto alle altre banche per tanti motivi. Innanzitutto non c'è l'assillo di pagare l'azionista e quindi non si stressano alcuni processi che si vedono, che forse hanno portato anche la Tercas per quello che diceva lei prima. È una banca non profit perché ovviamente tutta quella ricchezza di cui parlavo prima che produce, il 70% viene accantonato al patrimonio, quindi per renderla più forte e quindi per sostenere meglio il territorio, l'altro 30% va riversato per finanziare progetti ambientali, sociali e culturali e pertanto rimane tutto sul territorio. Quindi è una banca che non ha la logica del dividendo ma ha la logica di un profilo di vantaggi e noi cercheremo di svilupparne tanti per i nostri soci, quindi dare un'attenzione al territorio perché tutto quello che si produce rimane sul territorio, allo stesso tempo dare dei vantaggi, dei privilegi ai soci, a coloro che hanno dato la possibilità in maniera concreta, materiale di poter realizzare il progetto, quindi grande attenzione. Quanti soci avete adesso? Noi abbiamo 1719 soci, sono tanti e già quota di mercato perché 1719 soci io ritengo siano tutti di qualità, hanno creduto nel nostro progetto, hanno creduto nel comitato promotore, sono soci e quindi quota di mercato importante per la nostra BCC, quindi continueremo ancora a farne altri perché ovviamente vorremmo arrivare quanto prima a 2500 soci, che è un target su cui ci vorremmo attestare nei prossimi 3 anni e quindi la banca aprirà e contestualmente, oltre a erogare i servizi ai già clienti, andrà ai soci e andrà comunque alla ricerca di nuovi soci appunto per rafforzarla ulteriormente. La concorrenza in questo momento sul territorio della provincia di Teramo è una concorrenza abbastanza agguerrita di banche di credito cooperativo, di BCC come si chiamano in gergo, ce ne sono parecchie. È una bellissima cosa perché ovviamente si è sviluppata nella nostra provincia una sensibilità maggiore verso il mondo del credito cooperativo, questo testimonia che questa sensibilità c'è, anche la nostra affermazione, perché è vero che ce ne sono tante, ma a questa sua legittima e oggettiva constatazione io dico che ci sono stati 1719 soci e però hanno voluto un ulteriore progetto di credito cooperativo, la vallata del Vomano, che è una vallata per fortuna, penso oggi ancora tra le più ricche della nostra provincia, quindi una vallata che meritava, come dice il nostro slogan, la sua banca e noi cercheremo di servirla nel migliore dei modi nell'interesse della nostra economia e del nostro territorio. Direttore, i prodromi del sistema bancario vogliono che, questo per risalire tanto e parlare un po' dell'inizio della storia delle banche, le banche raccolgono i soldi che i risparmiatori vanno a versare, riconoscendo un tasso di interesse che in quel momento è passivo per le banche, e poi prestano soldi
avendo in cambio un tasso di interesse che è attivo per le banche. Questo in maniera molto semplicistica. È ancora così? È ancora così. Però mi voglio ricollegare a quando diceva il Presidente, circa la sua domanda, e arrivo poi a rispondere puntualmente alla sua domanda. Credito cooperativo. Il credito cooperativo può avere la possibilità, non dovendo fare un payout, il capitale va remunerato, il capitale per un'istituzione bancaria, non solo bancaria, è un costo e quindi va remunerato. C'è payout, in base al payout poi c'è l'evoluzione dei titoli azionari e quant'altro. E riuscire in un contesto di credito cooperativo, dove ricordava il Presidente, no? Nasce dai soci, credono, mettono capitale di rischio, riuscire a bilanciare il pricing dei prodotti con il servizio che può fare solo perché non ha payout, ma deve solo preoccuparsi di servire bene i propri soci e anche i clienti e poter crescere in modo equilibrato in termini patrimoniali, che consente poi alla banca di svilupparsi. Per i non addetti ai lavori, per poter fare impieghi ci vogliono patrimoni, e quindi certo. Questo è per completare, direi, la caratteristica del credito cooperativo. È ancora così, certamente che è ancora così. La mia domanda era questa, in questo senso, riuscite ancora a muovervi certo. All'interno certo. Di Basilea 2, 3, certo, 4, certo. Io ho perso il conto delle certo, Basilea certo. Che ci sono no, state, certo, forse siamo arrivati a 6 no, o 7. Ma, no, cioè, no. Basilea certo. 3, ecco. Ma certo che riusciamo a muoverci. Certo, guarda, il sistema del credito cooperativo, se andiamo a vedere i dati, capital ratio è tra i più elevati del mercato, vado a memoria, credo al 36 di quest'anno il sistema bancario capital ratio siamo al 10 e qualcosa, è un numero indicativo non puntuale, e quello del credito cooperativo certamente del mondo del credito cooperativo più elevato. Noi rispetto agli asset che andremo a gestire certamente siamo in eccedenza di capitale ed è giusto che sia così, e quindi questa è una garanzia anche per i soci, per i clienti, perché potremo fare, ritorniamo, possiamo avere patrimonio per poter poi sviluppare le nostre attività se saremo capaci di raccogliere. Però tornavo lì, no? Vede, il mondo delle banche come il mondo dei financial service, questo riguarda anche il mondo assicurativo. Lei ha due grandi costi. Lei ha i costi di gestione e i costi tecnici. I costi tecnici delle banche le sappiamo tutti quali sono, no? Lei lo ricordava, sono sofferenze, incagli. E i costi operativi. Se lei riesce a gestire al meglio i processi di gestione della banca in una logica di economicità, e perché no, il mondo del credito cooperativo, questo l'ho scoperto qui con molto piacere, con alcuni servizi condivisi si può essere veramente competitivi sul fronte di quei costi. E dall'altra parte noi abbiamo, lei dall'inizio della trasmissione sta facendo delle considerazioni puntuali, no? Sulle difficoltà di mercato. Beh, è evidente che ci sono difficoltà, ma è anche altrettanto evidente che ci sono delle opportunità. Noi non abbiamo fardelli, noi possiamo fare delle scelte strategiche ben puntuali e quindi poter definire il nostro pricing sul profilo di rischio del cliente e avere una strada ben tracciata, quindi essere competitivi da una parte dei costi di gestione e dall'altra parte dei costi tecnici, quindi possiamo farlo anche con equilibrio, quindi dare i nostri servizi che ormai sono uguali dappertutto, se lei va da una BCC la nostra, altre BCC, altre banche, non ci differenziamo per i servizi perché tutti abbiamo tutto, ma ci differenziamo sulla capacità di contenere i costi, ci differenziamo sulla capacità di poter offrire consulenza ai nostri clienti. E su clienti. Quello che poi è la difficoltà del momento per molti istituti di credito, la velocità nelle decisioni e la velocità nell'erogare il credito, è quella forse, è quello il passaggio più difficile? Questo è uno dei vantaggi di una banca di prossimità. Noi siamo, vogliamo essere e possiamo essere una banca di prossimità. E quando si parla di banca di prossimità possiamo dargli, significa proprio quello che diceva lei, significa che il nostro cliente viene, le decisioni della banca sono lì, possono essere immediate,
perché tutto lì, ecco il concetto di banca prossimità, cosa significa. Quindi se il cliente ha i presupposti per poter essere affidato, se parliamo di concessione di credito, evidentemente noi riusciamo a dare le risposte celeri, non dobbiamo fare progetti e aspettare 2 mesi per, se ci sono i presupposti si possono fare. Gli imprenditori si lamentano sempre di più, lo fanno in questi tempi, perché hanno difficoltà nel trovare il credito per poter andare avanti, perché magari hanno delle sofferenze, perché magari sono in difficoltà, perché magari presso altri istituti non trovano accoglimento delle loro richieste. Voi riuscite a fare qualcosa in più? C'è un messaggio di speranza, per esempio, per noi, per chi ha un'impresa e deve portarla avanti? Il messaggio di speranza è un pochino quello che noi abbiamo detto all'inizio. A differenza di altre banche internazionali o nazionali, dove possono scegliere se vendere i propri soldi in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna, nelle Marche o in Sicilia, noi siamo da statuto obbligati a vendere, quindi a impiegare le nostre risorse sul territorio. Il 95% degli impieghi saranno fatti nei 12 comuni di competenza della Banca del Vomano. Pertanto l'imprenditore ha certamente un'attenzione maggiore da parte del nostro istituto, ma comunque come dire, devono avere quei requisiti, quegli standard per poter essere affidato. Quindi laddove il cliente è buono, da noi avrà sicuramente molta più attenzione rispetto a un grande istituto che magari in provincia di Terni, in particolar modo in Abruzzo, in questo momento non hanno interesse a vendere i loro soldi. E il ritorno alla banca locale, alla banca del territorio, e il ritorno alla banca in questi ultimi tempi è un po' saltato. In Abruzzo è saltato negli ultimi tempi, sì, e in provincia di Terni in particolar modo. Mi inserisco all'affermazione che faceva il Presidente. Cioè, noi dobbiamo, non è detto che è sempre facile ed è sempre possibile. Scorciatoie non le prendiamo e non vogliamo prendere. Anche perché sarebbe pericoloso. Assolutamente, guardiamo lontano, no? Non stiamo facendo una cosa per i prossimi 2 anni, stiamo facendo una cosa per i prossimi... Però i prossimi 10 anni, 20 anni noi siamo pro tempore, se me lo consente il Presidente, quindi pensiamo, quindi scorciatoie ne abbiamo, però riuscire a conciliare l'oggettività dei fatti con la soggettività è quello, è anche l'altro significato che possiamo dare alla banca di prossimità, che è la banca del credito cooperativo, la nostra come le altre, con sorelle che operano sul mercato. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco. Eccoci qua, stiamo parlando della nuova banca, la banca di credito cooperativo del Vomano, che sarà inaugurata sabato prossimo e che invece poi aprirà lo sportello il 12 di gennaio con una filiale, che poi sarebbe anche la sede della direzione generale, che sarà aperta dove e con quanto personale? Dunque, sarà aperta a Scerni di Pineto. Abbiamo deciso come consiglio di amministrazione, prima ancora come comitato promotore, quella location. Noi la riteniamo strategica, uno perché interpreta in maniera completa il nostro progetto, perché è alla foce della vallata del Vomano e quindi, come dire, raccoglie un pochino tutta la vallata in termini sia metaforici ma anche in termini proprio materiali. Dall'altro è sulla statale 16 e quindi un luogo di grosso transito, e all'incrocio con tutta la zona industriale di Pineto, Casoli di Atri, e allo stesso tempo è inserita all'interno di un contesto commerciale. Noi la riteniamo strategica, vediamo se poi la risposta complessiva di gradimento dei nostri soci, dei nostri clienti sarà così. Per noi a livello intuitivo l'abbiamo scelta e siamo orgogliosi di averla scelta, è una bellissima e dignitosa
sede, come credo cooperativo, penso che sono 500 metri quadri dislocati su tre livelli, abbiamo tutto insomma, attrezzata, allestita con la massima tecnologia e innovazione, quindi riteniamo di presentarci e di presentare venerdì alle istituzioni, ai soci e ai clienti una bellissima struttura. A questa ovviamente abbiamo riempita di contenuti e di persone, di una squadra, di un team di 9 persone, quindi il direttore generale che è qui con me, che è stato scelto dal consiglio di amministrazione. Abbiamo scelto un direttore, ho detto un suo collega questa mattina, non da pacche sulla spalla, ma un direttore che ha una mentalità manageriale, aziendale, quindi che conosce bene i processi delle aziende, i presidi che bisogna tenere sempre sotto controllo, e quindi abbiamo impostato e vogliamo impostare la nostra banca in un certo modo. E quindi con questo spirito poi abbiamo affidato a lui la scelta della squadra, perché ovviamente noi abbiamo approvato un piano industriale che è l'indirizzo che la governance dà a chi ha la gestione quotidiana diretta nel raggiungere quegli obiettivi, e quindi è giusto che la scelta è stata fatta in toto dal direttore generale, assumendosi ovviamente è un po' come avviene anche nelle televisioni, no? Il direttore che poi si sceglie la squadra. Io penso che sia la strada giusta. Ovviamente il direttore ha scelto 5 collaboratori bravi che vengono dalla Tercas, un altro che viene dalla Banca del Fucino e altri 2 che hanno fatto esperienze nel mondo del credito cooperativo, quindi un team altamente professionale, pronto a tutte le sfide che ci aspetta, quindi un team che è, come dire, anche sensibile a tutti i processi di innovazione che ci sono stati, e ce ne sono stati tanti nel sistema bancario, e io ritengo quindi che la somma di tutto, una governance, un consiglio di amministrazione di ottimo profilo, fatto di imprenditori che hanno già dimostrato con le loro aziende di saper fare molto molto bene. Abbiamo messo a capo della gestione una persona che è abituata a gestire aziende importanti, e allo stesso tempo abbiamo preso del personale qualificato. Riteniamo che la somma di tutto possa essere e possa dare quel grado di soddisfazione ai nostri soci, ai nostri clienti, e ci pone all'attenzione, anche perché, mi consenta, la qualità delle persone, una società di servizi è fondamentale, perché fondamentalmente i prodotti delle banche o di altri servizi sono tutti quanti uguali, o perlomeno si copiano con molta più facilità rispetto ad altri prodotti. Poi sta al cliente scegliere chi gli offre esatto, e spesse volte il prodotto migliore o glielo sa vendere meglio. Della professionalità delle persone che interpretano quel momento, il loro agire quotidiano, è importante. Io mi auguro che abbiamo azzeccato. Le faccio una domanda, poi le farò un'altra domanda, dopo voglio chiedere una cosa al direttore. Con quanti comuni confina Pineto? Silvi a sud, Roseto a nord, Atri ed Atri. Poi noi il nostro progetto però è... Aspetti, no, non mi bruci la domanda, dopo gliela faccio dopo, perché la domanda non è fatta a caso, perché nel credito cooperativo c'è una regola da seguire e poi la spiegheremo. Che tipi di prodotti, allora, avrà 8 persone sotto di lei, se ho ben capito, perché se sono 9 dipendenti, compreso il direttore generale, quindi 8 persone. Una cassa, 2 casse, quante ne avrete? Noi abbiamo 2 casse. Però... Quindi 2 dipendenti alle casse? Noi abbiamo 2 casse, però anche qui faccio una premessa. Qual è la visione che abbiamo? La visione che abbiamo della banca è quella di una istituzione che dà servizi, ma fa soprattutto consulenza. No, come spiegava il Presidente, noi siamo stati molto attenti nella selezione del personale, proprio perché riteniamo che il personale nel mondo del financial service possa fare la differenza. Lei può avere 1000 archi, ma se poi gli archi non riesce, no? E se l'arciere non vale niente, non ci faccio niente. Quindi noi potevamo fare anche delle scelte completamente diverse, più economiche, no? Prendere gente dover fermare, formare, magari avere dei costi, evidentemente prendere delle persone sul mercato che hanno esperienza di 10-15 anni, hanno anche quadramenti, si hanno fatto carriere, quindi. Però abbiamo fatto una scelta strategica,
scelta è quella di avere professionalità insieme ai prodotti, offriremo poi la professionalità di queste persone, gli investimenti che hanno fatto le altre aziende su queste persone, oggi li cogliamo noi. Quindi tutto quello che è stata la formazione e l'esperienza degli altri, noi forse la paghiamo sulla RAL, ma evidentemente ne possiamo far conto e metterla a disposizione ai nostri clienti, ai nostri soci. Però venendo alla sua domanda, torno alle casse. Qual è la visione della nostra banca? La visione della nostra banca è quella di dare sempre di più consulenza alle attività a basso valore aggiunto, aiutare i nostri soci, i nostri clienti a poter essere così, servirsi da soli, cioè l'estratto conto non è un valore aggiunto della banca. Avere la fila, io una volta sentivo nelle mie esperienze, c'è la fila di clienti nel salone, no? E poi per fare l'estratto conto o per ritirare... La posso interrompere un secondo? Certo. Su questo aspetto delle file, perché c'era il presidente di una banca di credito cooperativo, un ex parlamentare anche, che quando arrivava la mattina all'interno della banca e vedeva la fila alla cassa, si arrabbiava da morire, perché diceva che se c'era fila non si era efficienti dall'altra parte, cioè dalla parte dello sportello. No, questo mi è venuto in mente, questo particolare. Posso adesso dire, dipende da quante persone ha, se sono efficienti o meno. Questo è un numero, sì, che questo non mi lascia. No, io volevo tornare al nostro. Noi abbiamo due casse, ma anche il layout, anche il presidente lì, e questo mi fa molto piacere, che ha, con il quale abbiamo condiviso questa strategia, no? È un bel progetto che stiamo realizzando, ma c'è una condivisione di strategia, se noi progetti, no? Cioè avere le casse, ma con un salottino dove le persone possono fare, possono servirsi, poi lo facciamo anche l'estratto conto, diamo anche il contante di cui si ha bisogno o quant'altro, ma noi nel tempo vorremmo, per essere anche competitivi, vorremmo sempre di più indirizzare il cliente, no, con internet banking, a servirsi da soli, ma cogliere quel tempo necessario per avere la consulenza e risolvere una banca di consulenza, più esattamente è quello è lo scopo. Tutto coerente, tutto quello che abbiamo fatto e che faremo è coerente, che è una strategia, e mi creda, poi è facile perdersi, no? Ma noi abbiamo questa è la nostra strategia, quindi una banca retail che sappia che sia in grado di avere prodotti, di fare consulenza. Sì, perché tanto ormai oggi versamenti e prelievi si fanno tutti col bancomat, quindi oggi è così, cioè molte banche stanno riconvertendo il personale a far questo. Se lei va in una filiale della grande banca, mettono oltre alla cassa, mettono l'ATM automatico. Noi vogliamo e nasciamo lì. Quando si parlava all'inizio della trasmissione di costi, di cui le parlavo, il cosiddetto costi ICAM delle banche, per rendere più produttiva la banca, io dovevo persone che sono tutti i giorni orientate al cliente, fanno consulenza e perché no, vendono prodotti e quindi ricavi per la banca. Cosa dovrei far pagare io con i costi del personale? Un bonifico se viene sulla cassa, viene direttamente anziché farselo da sola? Cioè non ci sono costi che possono ripagare. Quindi se lei ha una strategia di questo tipo, ha una visione del business di questo tipo, molto probabilmente, che non è facile, molto probabilmente potrà essere competitivo e potrà dare ottimi servizi. Tanto per parlare degli altri, ha visto che per esempio la Banca Popolare di Bari, che ha acquisito Banca Tercas e Banca Caripe, in questo momento sta facendo, per ovviamente risollevare un po' l'immagine degli istituti di credito abruzzesi, una politica sui tassi di interesse e sui mutui molto aggressiva? Ecco, riuscite voi a arginare e contenere questo tipo di politica? Guardi, adesso le rispondo così. Forse non è la risposta che lei gradisce, ma le rispondo così. Nella nostra strategia, per poter dare ottimi servizi ai nostri clienti e ai nostri soci, noi saremo società prodotto ma anche banca commerciale. Cosa significa questo? Tanto e niente, invece c'è in fondo una grande strategia. Dove saremo bravi noi, fabbrica prodotto, noi faremo concorrenza ai più grandi anche, non è questo il problema. Dove non saremo bravi noi o non avremo gli elementi, utilizzeremo le società prodotto, in primis quelle del gruppo, poi siccome non abbiamo vincoli possiamo andare sul mare aperto e scegliere i partner adatti a poter dare i nostri servizi al cliente. Vede, questa è una filosofia di fondo. Se noi riusciamo i nostri soci
a costruire quella capacità di dare consulenza con i prodotti a disposizione sul mercato, noi possiamo essere competitivi con tutti e su tutti. A Sottanelli adesso torno invece alla domanda principale, perché prima il direttore diceva una cosa molto interessante: noi non siamo proiettati ai prossimi 2 anni, 3 anni, ma guardiamo ai prossimi 20 anni. Esattamente. No? Quindi la prima riflessione, mi permetta la battuta, ci conosciamo da tanti anni, so di poterla fare, è che lei non guarda le prossime elezioni magari per candidarsi di nuovo alla Camera, anche perché per lo start-up è al di sopra di ogni sospetto, perché lei è partito nel 2009 quando non si pensava minimamente ad una candidatura alla Camera dei Deputati. Adesso magari qualcuno che può pensare male dice: ecco, Sottanelli si comincia a preparare per le prossime elezioni. E la domanda è collegata a quella che le facevo prima, cioè l'espansione della banca, perché poi ci sono dei tempi tecnici da rispettare per l'apertura di nuove filiali, e nelle banche di credito cooperativo vige la regola dove si può aprire una nuova filiale su un territorio comunale confinante con quella dove già si insiste. Ecco perché gli ho chiesto con quali comuni confinava. Ecco, che cosa prevede? Dunque, la mia storia insegna, quindi io ringrazio della domanda perché mi dà l'opportunità anche di parlare un pochino di me, cosa che non mi piace fare, non avrei mai fatto. La mia storia insegna, per chi mi conosce bene, e sono tante le persone per fortuna che mi conoscono bene, che io divido sempre e in maniera netta la mia attività professionale con l'attività politica e da oggi in poi anche con la banca. Sono mondi completamente diversi. E quindi penso di essere un elemento di garanzia rispetto al mio passato. Io sono stato assessore dei lavori pubblici, abbiamo appaltato 160-180 milioni di euro in 8 anni, non ho un'impresa assicurata perché ho sempre in maniera Spieghiamo distinta... Spieghiamo a chi magari non è della provincia di Teramo, lei è stato assessore dei lavori pubblici alla provincia di Teramo con la giunta d'Agostino e prima ancora vice sindaco al comune di Roseto degli Abruzzi, con è stato anche vicepresidente della provincia. Nell'ambito di questa mia esperienza amministrativa avevo la delega ai lavori pubblici, professionalmente sono un assicuratore, quindi ho tenuto molto distante le due cose e non le ho messe insieme. La stessa distanza, quindi, che parla la mia storia, la farò ovviamente davanti. Però tutti quanti noi possiamo anche impazzire, quindi non è detto che io fino ad oggi ho tenuto questo comportamento e da domani non possa cambiare. A questo punto gli dico che ho un consiglio di amministrazione che mi onoro di guidare. Possiamo dire da chi è composto? Come no, sono contentissimo di dirlo. Il mio vicepresidente è il cavalier Ercole Cordivari, che ovviamente ha fatto noto industriale, partito con il dipendente numero 1 da zero, oggi è un'azienda di oltre 500 dipendenti, un'azienda in un mondo globale, quindi è un vero manager, un vero imprenditore. Posso poi aggiungere Mimma Aranciaro, anche lei una grandissima imprenditrice, posso parlare di Carlo Dada Diutorio, di Maurizio Polisini, altri due grandi imprenditori, abbiamo altri professionisti che fanno parte del CDA. È un CDA altamente qualificato, quindi laddove il Presidente dovesse impazzire ci sono membri autorevoli del CDA che sicuramente non mi permetteranno di fare, a differenza di quello magari che è potuto accadere anche altrove, ma di fare cose e di mischiare quindi il mio aspetto politico con quello bancario. Allora, terzo elemento, ho detto in premessa che non abbiamo scelto come consiglio di amministrazione un direttore sulle pacche sulla spalla. Sì. Abbiamo scelto un direttore con la sua personalità, che è abituato a gestire aziende anche delle multinazionali e quindi certamente non ha problemi di rapporti. A dover dire no. Cioè abbiamo dei processi che è previsti dalla normativa, quindi limpidi e trasparenti. Quindi io sono un elemento di garanzia, perché io potrei dire il fatto opposto. Chi oggi non è politica ed è presidente potrebbe utilizzare magari il suo ruolo per potersi candidare. Io, siccome, quindi, ma lei lo sa, ancora che in questo peggio, momento, no, ancora in questo peggio. Momento i politici, ma anche qui c'è una storia, ognuno di noi ha una storia. Io penso che quando uno è libero in politica, cioè libero significa che ha un altro lavoro, non dipende dalla politica, non ha bisogno, la politica si dà come atto di generosità per il bene
comune, per il bene collettivo, se si è libero di poterlo fare. Chi ha una propria attività, io ringraziando Dio ce l'ho, la mia attività professionale, quindi non ho bisogno della politica, è un passaggio della mia vita che sto facendo, può anche darsi che la prossima volta possa decidere di ricandidarmi o di non ricandidarmi, ma comunque i cittadini, chi mi conosce bene, sono un elemento di garanzia sotto ogni aspetto. Io sono convinto che per il futuro lei guarderà più verso nord che verso sud o verso ovest. Non ho capito i riferimenti geografici, cioè, comunque. Lei rispetto a Scerne di Pineto guarderà più verso Roseto magari che verso Silvi oppure verso Atri. Ecco, diciamo così. Noi dobbiamo lavorare per cercare di portare avanti e custodire questo progetto, quindi approfitto e completare la domanda. Noi ci abbiamo messo la faccia, ci abbiamo messo dei soldini perché per fare una banca abbiamo avuto tanti costi e li abbiamo sostenuti volentieri. Capitale tutto, sociale ammonta? Tutto il comitato promotore. Il capitale ammonta a 5 milioni, 180 più interessi, perché anche qui, e si ricollega, ho detto più interessi perché noi non abbiamo utilizzato, come altri comitati promotori magari in passato hanno fatto, i soldi degli interessi per coprire i costi che ci stanno, perché 5 anni di lavoro solo per la certificazione del prospetto informativo, ricordo che pagammo 20.000 euro più IVA per presentarla alla Consob e per far partire l'offerta pubblica di vendita delle nostre azioni, il comitato promotore ha sostenuto in proprio i costi necessari per fare il progetto, perché appunto tutti gli imprenditori che ho parlato prima non hanno bisogno di una banca, perché i grossi istituti vanno da loro a portargli i soldi a casa. Noi tutti l'abbiamo fatto per dare alla nostra vallata, alla nostra provincia, un progetto che possa aiutare le famiglie, gli artigiani, i commercianti nella crescita quotidiana. Perché il problema non è di quegli imprenditori, come diceva lei, ai quali le grandi banche vanno a portare i soldi a casa. Il problema è di quei piccoli e medi imprenditori. Bravo. Che oggi trovano e hanno difficoltà a chiedere i soldi alle banche e ad averli. Se sono persone bancabilmente buone, noi siamo contenti di assisterli e assisterli, come diceva bene il direttore, con la massima professionalità, la massima serietà. Noi abbiamo fatto questo progetto esclusivamente per il bene del territorio e della comunità e vorremmo che i nostri figli siano orgogliosi di quello che, non io, ma il comitato promotore insieme a loro che hanno scommesso, perché tutti i dipendenti avevano già altri, non erano persone che erano l'ufficio di collocamento, erano persone già dipendenti di altri istituti che hanno fatto una scelta netta, quello di scommettere sul nostro progetto, e quindi tutti quanti insieme, noi del comitato promotori, il consiglio di amministrazione e tutta la squadra di dipendenti, dovremmo essere orgogliosi di aver creato, e quindi lo difenderemo e non permetteremo a nessun socio, a nessun amministratore, al presidente, a nessun dipendente di poter arrecare il minimo danno a questo progetto. Ci abbiamo messo il sangue, la faccia, la passione e i soldi e vogliamo perlomeno che nessuno se ne appropri in maniera delinquenziale. Quindi saremo i maggiori protettori del progetto, perché l'abbiamo creato noi, nessuno ce l'ha regalato, non lo abbiamo scalato, l'abbiamo fatto con amore e passione solo per il territorio. Chiudiamo con una battuta col direttore. Siete in questo momento ad aprire una banca dei folli, dei coraggiosi oppure? Siamo delle persone consapevoli della difficoltà, ma consapevoli anche della nostra forza, della nostra determinazione e, perché no, ricordava il Presidente, dell'entusiasmo di tutta la squadra, del consiglio, della professionalità del consiglio. L'esperienza dei consiglieri possono essere nella loro business, come una banca fa il proprio mestiere, ma poi serve clienti di quel genere che si occupano di altro, quindi è un valore aggiunto utilizzare questa esperienza, no, tra virgolette utilizzare. Quindi siamo coscienti della difficoltà, del contesto, ma siamo anche abbastanza sereni, come può immaginare, che il nostro progetto lo porteremo a casa. Solo una cosa a livello informativo, perché tra le tante cose che abbiamo detto, noi abbiamo, se riusciremo, se saremo capaci di rispettare
gli asset previsti dal piano industriale, abbiamo già l'autorizzazione di una seconda filiale che è a Montorio, dove è dislocato un nucleo forte dei nostri soci. Quindi copriremo tutta questa vallata. A Montorio? A Montorio. E come fate? Perché no, è già previsto il piano industriale. Il piano è già previsto. Ah. Quindi l'autorizzazione non c'è con... Sì, ma nel progetto già abbiamo presentato suo la Banca d'Italia vi ha dato la deroga praticamente. Sì, ma non siamo stati la prima. Laddove c'è una omogeneità territoriale e la vallata del Vomano non è altro che, tra virgolette, purtroppo io dico, uno spopolamento dalla montagna del Gran Sasso e nel crinale delle colline verso la vallata. Quindi dove c'è una omogeneità culturale, sociale ed economica e dove magari il padre e la madre vivono ancora nei crinali delle colline o in montagna e i figli sono giù, quindi siccome la Banca d'Italia aveva anche fatto, dato autorizzazioni di questo tipo, e quindi noi l'abbiamo presentata in questo modo e nell'autorizzazione, perché approva il piano industriale l'autorizzazione, nel piano industriale è previsto che a 18 mesi apriamo una seconda. Quindi fra un anno e mezzo potrete aprire a Montorio al Vomano, questo è il primo progetto. Partirete con dei mutui particolari, con delle proposte particolari, con tassi? Stiamo definendo adesso tutto a invito praticamente alla clientela? No, stiamo definendo adesso il pricing di tutti i prodotti, sia i servizi di invio che di raccolta. Saremo competitivi in linea con il mercato, ma stiamo riservando e stiamo vedendo anche come farlo dei vantaggi particolari per i nostri soci, e non potrebbe essere altrimenti. Bene, allora auguri si dice in questo caso, in bocca al lupo per questa avventura. Ringrazio l'onorevole Giulio Cesare Sottanelli, presidente della Banca di Credito Cooperativo del Vomano. Ringrazio il dottor Lamberto Di Pietro, direttore generale della BCC del Vomano. Ringrazio voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte. Buonanotte.